a Pizza Show Perrella 2021, Angelo Rumolo. Buongiorno, salve. Buongiorno, buongiorno Angelo. Allora, ci devi dire gentilmente, per farlo dire, così lo facciamo conoscere a tutti, da quale pizzeria provieni e dove si trova? Certamente, Country House delle Grotticelle, situato a Caggiano. Perfetto, Caggiano. Caggiano in provincia di Salerno. Perfetto. A cavallo con la Lucania. Gli amici del mondo, sì, sanno anche dove sia proprio la A confine la con la Lucania, precisamente tra Vallo di Diano e il Cilento. Bellissima, bellissima. Allora, in questa pizzeria, quale farina hai scelto di utilizzare? Allora, abbiamo scelto Varvello 48. Per quale ragione? Ragione perché rispetta un po' le caratteristiche della mia identità, un'identità territoriale, quindi. Coglie appieno i valori del. Si sposa perfettamente con la scelta dei miei prodotti. Benissimo. Qual è la pizza che ci porti oggi? Allora, oggi portiamo la pizza della Sfodelo, un'infiorescenza naturale, accompagnata con della ricotta affumicata e menta. Quindi semplicissimo. Semplicissimo. Cioè, di stagione. Il cuore di questa pizza, esatto, è tutto su questa pianta spontanea. Esatto. Questa pianta spontanea che cresce un po', in tutta Italia. Cresce quasi in tutta Italia, però predilige, diciamo, il sud, le nostre montagne, perché si trova sopra i 1000 metri di altezza. Ed è commestibile. Ed è commestibile, sì. Perfettamente. Allora, è un sapore molto particolare. Molto particolare, che, ricorda un po' i nostri nonni, l'antichità. Perfetto, allora, visto che veramente questa cosa è particolare nel suo modo di essere, io ti direi che dopo che l'abbiamo descritta ce la prepari, così la possiamo vedere insieme. Perfettamente, allora prendiamo il nostro panetto. Il nostro panetto lievitato circa 20 ore a temperatura ambiente. Facciamo una lenta maturazione. Sì. Non usiamo frigorifero, anche perché sono fortunato, perché il mio locale è situato a circa 1000 metri di altezza, quindi la temperatura è già di quindi abbiamo temperature tranquille, insomma, tranquille, bassine anche d'estate, e certo, e ciò mi permette di fare questo lavoro bene. Ecco qua. Allora, steso il nostro panetto. Steso, adesso dobbiamo aggiungere. Aggiungiamo il nostro fior di latte vaccino. Perfetto. La razza della vacca è la Jersey. Perfetto. Anche il taglio è molto particolare. Anche il taglio è molto particolare, molto sottilissimo. Sottile. Anche perché adagiamo un cacio di cotta fresco, 100% capra. Va in cottura anche il cacio di cotta. Va in cottura anche il cacio di cotta. E adesso andiamo con la Sfodelo, questa pianta che raccontavo prima, sì, naturale, senza aggiunta di sali, cotta velocemente a vapore per qualche minuto. Ok, quindi ha già una cottura iniziale, esatto, prima di essere informato. Molto veloce. Perfetto, allora siamo pronti, possiamo infornare, avendo sempre il supporto del nostro grande Raffaele Bonetta, che è un fornaio d'eccellenza, di eccezione in questo momento. Eccola qui. Allora, la pizza viene infornata, molto molto semplice. Perfetto. Allora, quante pizze sono caratterizzate dal territorio, da queste erbe spontanee, da questi meccanismi, diciamo, praticamente di tradizione contadina? Allora, il mio menù è composto 100% da queste pizze qua. Faccio un discorso di stagione, 365 giorni l'anno. Un menù fatto di foraging, soprattutto anche perché abbiamo un'azienda agricola, quindi mi favorisce l'utilizzo di questi prodotti. Potete attingere da lì molto. Esatto, quindi perfetto. Partiamo dal tartufo fino appunto alle erbe spontanee, dalle cicorie molto particolari, che sono erbe dimenticate. Tutte le pizze sono molto semplici. E come viene vista, scusami il fatto che faccio questa domanda, questa interpretazione dai clienti della pizzeria? Siamo contenti, diciamo così. Siamo perfetto, contenti, perché abbiamo una bella risposta, avendo anche un'attività trentennale. Quindi c'è una risposta per positiva, fortuna, sì, prende, molto positiva. Perfetto, molto positiva. Che è poi il meccanismo che è legato all'identità, no? Esatto, cioè chi prende, esatto, riesce a fare un meccanismo identitario, riesce a raccogliere l'interesse delle, perfetto, persone che oggi, perfetto, sono sempre più alla ricerca di queste particolarità. Che poi per noi poi sono gesti quotidiani. Assolutamente. Perché non facciamo altro che raccogliere tutto ciò che è spontaneo e selvatico
di quel periodo. Questo quindi, però mi porta ad avere anche molto il meccanismo della stagionalità, quindi alcuni prodotti non si trovano sempre, per no, forza è no, così. Lo diciamo perché possono cambiare anche da giorno in giorno, lo diciamo perché ormai praticamente siamo abituati nei supermercati a trovare i prodotti sempre tutto l'anno. Esatto. Il prodotto chiaramente cambia quando è nasce spontaneamente e cresce così, secondo la tradizione. E così cambia di giorno in giorno. Perfetto. Anche perché le condizioni climatiche sono cambiate. Ci sono pizze che voi giorni avete e altri giorni non avete. Può capitare. Ah, può carino, capitare. Carino. Molto può capitare, sì, anche questa cosa qua. Perfetto. Allora, questo è il bello. Vediamo a che punto siamo con la pizza. Ancora un altro po'. Eccola. La pizza è pronta. Adesso deve essere rifinita con qualche altra cosa. Giusto, allora andiamo subito con olio extravergine di oliva. Perfetto. Poi andiamo di ricotta stagionata nella quindi nostra cantina. Una terza, un terzo formaggio all'uscita. Poi andiamo di menta. Perfetto. E poi con i fiori della sfodero. Ok, quindi la parte viene sia la parte della fluorescenza sia praticamente la parte della pianta. Esatto. Benissimo. La parte della pianta viene raccolta quando la pianta è giovane. Sì. Quindi sta crescendo. Si priva di pellicina. La parte tenera. La parte tenera. Ok. E quando andiamo in fiorescenza andiamo con i fiori. I fiori sono trattati in qualche modo? Assolutamente sono... no. Ok. I fiori sono qua. Appena raccolti, bellissimi da far vedere, perfetto. Allora la pizza è pronta, veramente spettacolare. Grazie. Complimenti. Grazie. Dal punto nostro e dal punto di vista nostro veramente è una pizza particolarissima. Io volevo grazie solo che, ma giusto un inciso perché ci tenevo a precisare questo meccanismo delle piante spontanee all'interno della pizzeria, vorrei chiedere giusto un succinto commento a Raffaele. Allora ci troviamo in presenza di Angelo Rumolo, è un protagonista eccellente del mondo pizza, nel senso che ieri abbiamo fatto un bel po' di discorsi sui vegetali, abbiamo detto già ieri che crediamo fermamente che il prossimo futuro, tra virgolette, etichettiamolo presente, sono i vegetali, la frutta secca. Qui ci troviamo di fronte a un interprete d'eccellenza, trattare dei prodotti con questa territorialità, con questa tecnica, non invadere, e quindi ritorniamo sul discorso di equilibrio, di conoscenza del proprio territorio e soprattutto di tecnica, perché qui parliamo anche di tecnica. Certo. È estremamente interessante. Perfetto. Allora, grazie mille. Avendo avuto modo grazie di avere anche un supporto da parte di Raffaele, io direi che prima di chiudere non ci resta altro che vivere l'abbinamento con la birra di questa d'accordo pizza, per cui chiamerei il nostro Giovanni Nocera. Salve, che buongiorno è birra specialist della birrella, il quale ci propone cosa per questa. Grazie Giuseppe, per questa pizza propongo una birra del birrificio Fratelli Perrella, una triple in alta fermentazione prodotto con un mix di malti chiari che sposa alla grande questa pizza perché permette l'esaltazione degli ingredienti naturali. Perfetto, allora la birra ce l'abbiamo, la pizza anche, il pizzaiolo anche, io non mi resta altro che augurare a Angelo grazie Rumolo un grande 2021 e la possibilità di rivederlo con noi a Pizza Show Perrella 2022. Grazie per essere stato con noi. Grazie, grazie a voi, grazie. Onorato, grazie. Grazie.